Tanta allegria e originalità hanno contraddistinto anche quest'anno il Festival della Canzone d'Occasione, tenutosi sabato 26 gennaio nel Palaquadrie di Via Querce. La competizione canora, ormai tappo obbligato nell'ambito delle manifestazioni carnascialesche, entrata a pieno titolo a far parte della tradizione palmese. A condurre la kermesse con la sua consueta vitalità, Angelo Martino, affiancato da Rosalia Iannone, valletta dell'edizione 2013. Ma assolute protagoniste sono state le sette canzoni proposte alle quadriglie in gara, che hanno dovuto comporre per l'occasione un pezzo inedito che ricordasse il tema prescelto. Oltre a stilare di proprio pugno il testo, le squadre concorrenti si sono esibite in divertenti coreografie. Una giuria di esperti ha poi valutato le sette performance, assegnando a ciascuna quadriglia tre voti concernenti la scenografia, il testo e il canto. A risultare vincitori con Nec Sequo, Gaudenti Teglanum, al secondo posto Scusate il ritardo e al terzo posto Liciniana Gens. Durante la manifestazione non è mancata la pasta cucinata da Biagio Ferrara, componente della quadriglia Teglamnum, vincitrice della gara gastronomica 2013. Prossimi appuntamenti sabato 2 febbraio, con la maratonia del carnevale, il ratto del Gaiardetto, l'inaugurazione del Muro delle Stelle e l'inaugurazione del Villaggio delle Quadriglie. Con il cane che ti ama, ma lentamente tu ti perdi.